Buongiorno a tutti, innanzitutto. Grazie di aver voluto che l'Avis regionale potesse essere presente a Lula, che per quanto mi riguarda, senza togliere niente alle altre realtà, come dire, ha una empatia un po' particolare, con la mia persona. Sono quelle simpatie che si creano un pochettino così, distinto. Per quanto siamo legatissimi a tantissime altre realtà, Pierluigi mi ha rubato le 24 realtà della provincia di Nuoro, io le inglobo e porto i saluti delle 162 realtà di Avis regionale. Quindi poi mi ci portare 3.200 e grazie. Quindi veramente saluti da parte di tutti e complimenti all'Avis di Lula, Stefania e a tutti gli amici che hanno voluto assieme in collaborazione proprio fattiva, concreta, io aggiungerei anche indispensabile del CSV, voluto dare gambe a questa iniziativa che è nata qualche tempo fa e che impegnava e impegna tutte le realtà che operano sul territorio ad interrogarsi e a stimolare e a proporre momenti di riflessione e di autoesame che come quello di oggi. Oggi io ho riempito una paginetta di appunti, è stato proprio un elenco che mi ha fatto tornare in mente tantissime cose. Gian Piero ci ha parlato di volontariato, di gratuità, della fiducia dei cittadini. Stefania ci ha ricordato l'importanza dell'attività di rete, della collaborazione con le altre associazioni. Molte cose mi sono sfuggite. Il sindaco di Lula ci ha ricordato i problemi che gli enti locali vivono per le risorse che purtroppo sono indispensabili per produrre qualche cosa. Ci ha anche ricordato e mi hanno ricordato qualcosa che io ho solo sentito dai miei familiari dai racconti che ho sentito quando ero bambino. Non sono molto lontani, dottor Bitti ce l'ha detto, questi spazi temporali sembrano lunghissimi, però sono storia di ieri. Noi siamo forse la prima generazione, io sono la prima generazione che è arrivata a 62 anni e ha avuto la fortuna di non conoscere direttamente una guerra. L'abbiamo solo sentita raccontare. Io sono originario di Quasila, Cagliari fu bombardata, il 70-75% della città fu praticamente distrutta. La quasi totalità della popolazione fu sfollata negli altri comuni e essere sfollati significava andare in un paese dove nessuno ti conosceva, dove non c'era una stanza, dove non c'era un letto, dove non c'era niente ed essere accolti da un giorno all'altro, un po' quello che sta succedendo, magari amplificato in questo periodo. Quindi siamo, come dire, in un ambiente, Monsignor Sanguinetti ce l'ha fatta una bella predica, non l'abbiamo voluta chiamare tale, ma ce l'ha fatta, ci ha ricordato quelle che possono essere tantissime culture, quella dell'inclusione, ci ha ricordato l'enciclica di Papa Francesco. Io non voglio togliere niente al Papa, però è quantomeno singolare che ci ricordi il Papa che c'è un problema di collegamento tra potere politico e potere finanziario. È un po' singolare, lo dico come riflessione personale e ripeto, non voglio mancare assolutamente di rispetto, però sul problema dell'ecologia, sul problema della conservazione dei nostri territori, sull'effetto moltiplicatore di quella che è l'attività di volontariato, ci abbiamo riflettuto. Abbiamo riflettuto sulla battuta del sindaco Giovanni che ci ha raccontato l'episodio del proprio figliolo. E qui, se mi permettete, vorrei citare una circostanza. Mi ha accompagnato mio figlio, magari lo ricorderà probabilmente meglio di me. Tutti quanti noi abbiamo vissuto circostanze di questo genere, signor sindaco. Io sono stato, è stata una battaglia persa nei confronti dei miei familiari, la famiglia allargata, i miei cognati, i miei fratelli. Quando arrivavano Pasqua, Natale, le occasioni in cui si poteva regalare qualcosa ai nostri figlioli, abbiamo sicuramente ecceduto. Abbiamo ecceduto tutti, nelle disponibilità, nella quantità, nel numero. E io sono stato fra quelli che dicevano, ma anziché esagerare, fargli 4, 5, 6, 7, 10 regali, facciamogliene uno, poco a poco ci mettiamo d'accordo.
Alla fine mi sono dovuto arrendere perché qualche parente mi ha detto: ma non l'hai gradito il regalo che ti ho fatto? Allora mi sono fermato. Però un particolare lo ricordo. Una volta io ho portato Pier Giorgio e mia figlia Alessandra, qualche regalino lo avevano, grazie a Dio. Però un giorno ho portato su un po' la spesa, mia moglie lo faccio quasi mai, però un giorno l'ho fatto, ho portato un po' di spesa a casa e ho messo un angolino, dopo che ho scaricato e riempito le varie, i vari scomparti, e ho messo un angolino in attesa di buttarlo via una scatola di cartone della pasta Barilla, senza fare pubblicità a nessuno. La dovevo buttare via dopo qualche ora, non l'ho buttata via per 15 giorni, perché mio figlio ci si è infilato dentro, ci ha giocato in questa scatola di cartone per 15 giorni finché non l'ha sfondata completamente. Questo mi ha fatto riflettere, sulle disponibilità, sul fatto, sui meccanismi del fatto che ci fanno, tra virgolette, comprare i regali, poi ci fanno spendere per smaltirli perché non sappiamo come fare. È tutto un meccanismo un po' perverso che tutti quanti oggi, e il sindaci un pochettino lo vivo in prima persona, subiamo come meccanismo generale. Come meccanismo generale, per quello che poi non riusciamo a controllare e ci fa vivere anche qualche momento di frustrazione. Ivano ci ha ricordato l'importanza della collaborazione delle associazioni. E di Ivano io vorrei ricordare una cosa per quello che riguarda specificatamente l'organizzazione che ho l'onore davvero di rappresentare. Sono 30.000 donatori di sangue che assomigliano molto, sono quasi la replica genica, scusate se rubo qualche termine, del donatore che è stato premiato oggi, perché veramente sono persone particolari. E Ivano un giorno mi ha detto, gli ho detto anche in un'altra circostanza, però glielo voglio ripetere: noi, loro, ci fidiamo di te, ci fidiamo di voi. Sono parole pesanti, sono parole che gratificano, che inorgogliscono, ma anche gravano di una responsabilità enorme l'organizzazione che noi abbiamo, come dire, l'opportunità di guidare. Quindi il dottor Bitti non si è preso molto tempo, ci avrebbe potuto parlare dei problemi della rete trasfusionale, ci avrebbe potuto parlare delle problematiche dell'accreditamento. Abbiamo vissuto momenti di ansia, molti di voi lo conoscono, quindi assolutamente sono problemi ricorrenti. E però ci ha fatto una disamina storica che veramente ci ha fatto piacere. E arrivo un pochettino a quella che può essere la riflessione iniziale, poi concludo. Il convegno ci dice che noi dobbiamo ragionare oggi sul rapporto volontariato e territorio, realtà territoriale, lettore di bisogni, proposte di soluzioni. Noi questo dovere abbiamo, questo dovere, perché qui a Lula oggi magari partiamo da una realtà come quella dell'Avis, che è ampia, strutturata, ha la sua importanza, ci mancherebbe, però noi siamo convinti che il minimo comune denominatore sia quello che lega tutte le associazioni che operano in questo senso. Questo mondo enorme, questo terzo settore che veramente è qualcosa di insostituibile, ed è qualcosa a cui dobbiamo fare riferimento quotidianamente nelle nostre proprio quotidiane azioni e nelle nostre quotidiane attività, perché noi, Pierluigi l'ha detto, ne abbiamo riflettuto e qualche volta, anche se Gianpiero dice che ci vediamo spesso, cerchiamo di ragionarci qualche volta, io mi sforzo almeno di ragionarci. Noi abbiamo il diritto, ma soprattutto il dovere di essere collegati tra di noi. Noi rappresentiamo una realtà concreta, noi non siamo un'entità astratta, perché le cose che producono tutte le associazioni di volontariato, qui rubo qualche battuta a Gianpiero, quando le associazioni di volontariato si sono occupate di ragazzi in difficoltà hanno dato risposte concrete alle famiglie. Quando ci si è occupati di problemi legati all'alcolismo e alla droga, le associazioni hanno dato risposte concrete tutti i giorni, forse perfettibili, forse insufficienti, ma ci si è spesi in prima persona, ci abbiamo messo la faccia, le braccia, tutti quelli che ce l'hanno messa, e anche un po' di cuore, e anche un po' di sentimento e di affetto per quello che riusciamo a far trasferire a queste circostanze. Quindi noi abbiamo il dovere di salvaguardarlo questo mondo, e abbiamo il dovere di salvaguardarlo soprattutto quando si innescano meccanismi. Lì ragioneremo sicuramente, Rina ce la dirà una parola, per le trasposizioni che sono sul piano nazionale. Noi dobbiamo avere il dovere di avere un collegamento diretto con queste realtà, e dobbiamo essere sicuri che
gli organismi di rappresentanza siano, come dire, ben presenti e abbiano ben presente questa realtà, che pure, ripeto, con tutte le imperfezioni o le insufficienze che può rappresentare, sicuramente dà una indicazione, una risposta insostituibile, insostituibile. Provate solo ad immaginare se qualche associazione che opera nel vostro territorio, qualunque essa sia la Croce Verde, l'Avis, un altro soggetto, da domani dovesse limitare la propria attività o peggio interromperla. Provate ad immaginarlo, che cosa succederebbe nel giro di qualche ora. Provate ad immaginare che cosa succederebbe se, oltre alle difficoltà che si vivono in ambito trasfusionale, per una regione come la Sardegna, che già di per sé è, come dire, dipende per circa 30.000 unità di sangue dalle regioni extra regione, scusate il bisticcio di parole, ci fosse anche solo un rallentamento o quantomeno una piccola pausa o battuta d'arresto da parte della nostra organizzazione. Questo io credo che debba essere lasciato alla riflessione di tutti, perché l'impegno nostro sia garantito al massimo livello possibile, perché la lettura dei bisogni, perché qualcuno l'ha detto, badate bene, sono bisogni primari delle associazioni, delle famiglie, cioè sono bisogni primari delle famiglie a cui le associazioni danno risposte quotidianamente. E questo dovrebbe essere veramente un elemento di riflessione anche da parte della politica. Io me lo auguro, la politica, signor sindaco, quella che... Io sono generoso, io ti riconosco anche il 6% di fiducia, il 6%, gli aggiungiamo il 3% anziché toglierlo, quindi, però deve dimostrare la politica, quella che un pochettino ci ha portato su questa globalizzazione, che ci ha portato su un meccanismo che poi fortunatamente o sfortunatamente non riusciamo più a controllare, a quella che può essere, lo dico in senso positivo, una decrescita che poi torna a riannodare i fili della solidarietà, della familiarità, che ha visto nelle decine di anni passati tantissime persone collegarsi. Io non vorrei, me lo auguro a tutti, che noi siamo costretti a ricordarci queste particolarità e queste familiarità per effetto di qualcosa che più grande di noi, perché vorrebbe dire che davvero allora ci allontaneremo dalle proposte di soluzione e soprattutto che staremmo andando incontro a qualcosa di veramente a uno shock talmente forte che saremo costretti poi domani a pensarci. Quindi l'augurio più forte è che noi continuiamo a conoscere la realtà territoriale, sappiamo interpretare i bisogni e dare nel nostro piccolo tutte quelle proposte e soluzioni che la collettività, quindi ognuno di noi, ha assolutamente bisogno di ricevere in maniera tempestiva. Grazie. Grazie a tutti.